Per Enrico Fulgenzi partenza con l'indecisione di Alberto Cerqui e l'abbrivio decisamente ottimo da parte di Diego Bertonelli, che è il protagonista delle prime fasi. Tra Diego Bertonelli e Alberto Cerqui ci sarà un duello che proseguirà fino a metà corsa, mentre c'è anche questa lite di fatto tra Patrick Kujala e i suoi avversari, e proprio con Enrico Fulgenzi questo duello inizia nelle prime fasi. Poi c'è un incidente che coinvolge Moritz Sager e il serbo Lazarevic. Alla ripartenza accade di tutto, perché Diego Bertonelli, probabilmente per un problema di pressione di pneumatici, perde la prima posizione, si infila al comando Enrico Fulgenzi, che in precedenza ha superato alla quercia Alberto Cerqui, e Patrick Kujala fa di tutto per superare il pilota bresciano della Super Cup, sfila il pilota finlandese, e da questo momento si metterà alla caccia di Enrico Fulgenzi. Ma Enrico Fulgenzi non mollerà nemmeno un millimetro, come ci ha spiegato lui. Altro che cancello, un'inferriata frappone tra sé e Patrick Kujala, che non riuscirà a superarlo. Al terzo posto in extremis sale Alberto Cerqui, che approfitta di una lotta finita con credo un ritiro da parte di Simone Iaquinta e Diego Bertonelli, che riesce comunque a conquistare un quarto posto preziosissimo. Giro più veloce di Patrick Kujala, che comunque si consola, perché tra prove ufficiali, pole position 2 punti e gara 15 punti più 1, sale a 96 punti in classe, scusate, a 100, supera Simone Iaquinta in classifica di campionato. Iaquinta resta al secondo posto.